Io sono... Sì, il suono. Insieme di rumori gradevoli e sgradevoli che rendono bella e a volte brutta la vita dell'uomo. Vediamo un po'. Forse sarebbe meglio non esistessi. Beh, no, sarebbe un po' triste, non vi pare? Ma grazie al cielo esisto ed eccomi qui a parlarvi di me e delle mie mille avventure. Oh, intendiamoci, non è per vanità che vi parlo di me, ma per espresso invito della... la quale ha messo a mia disposizione tutta una schiera di tecnici. Quanta gente, eh? Mi sento proprio Gregory Peck. Dunque, ammettiamo che sulla pallida luna si produca improvvisa una terribile, catastrofica esplosione. All'uomo sulla Terra è concesso vedere lo spettacolo, ma non udire il fragore che io suono ho prodotto. E sapete perché? Perché tra la Terra e la Luna esiste un immenso spazio vuoto. E il vuoto è l'unico ostacolo che non sono mai riuscito a superare. Come? Non ci credete? E allora voglio raccontarvi una storiella. Una volta conobbi il più gran dormiglione del mondo. Mi misi in testa di svegliarlo e così mi travestii. Aveva voglia di sbatacchiarmi, non ce la facevo proprio a fermarmi. Finché al pazzo non venne in mente una idea diabolica e geniale. Levare l'aria da dentro la campana. Gridai sempre più forte. Non ci volevo credere, ma il dormiglione si riaddormentò. Un'altra grossa verità è che io sono un gran poltrone e ho bisogno di un veicolo per spostarmi ed arrivare. E di veicoli io ne ho quanti ne voglio, perché tutti i corpi mi possono trasportare, chi meglio, chi peggio. Il ferro delle rotaie, ad esempio, che magnifico viaggio. L'aria, che superbo viaggio. L'acqua, che straordinario viaggio. Il cotone, che pessimo viaggio. E sapete da chi dipende? Da certe signorine. Le signorine molecole che a seconda dei corpi hanno un ben diverso carattere. Tutto dipende da questo loro carattere, sapete? Le signorine molecole dell'aria, ad esempio, sono molto nervose e non accettano soprusi. Compresse, tendono a riacquistare immediatamente la primitiva posizione perduta. E così anche le molecole dell'acqua, seppure in modo più gentile e grazioso. Non si dimenticano infatti la loro natura di ballerine. Le signorine del cotone, invece, sono più pigre, più accomodanti, meno ribelli, sono meno elastiche. Ecco la parola esatta, elasticità. Il suono dipende dalla maggiore o minore elasticità del corpo che deve trasportarmi. Ma vediamo un po', come si propaga il suono? Chissà le volte che avete gettato il sassolino nel laghetto e siete rimasti ad osservare le graziose ondette concentriche. Ecco, così nell'aria un corpo che vibra trasmette le proprie vibrazioni, sposta le molecole e produce le onde sonore. Eccomi suono smorzato, eccomi suono persistente.
Sapete come si percepisce il suono? Mediante l'orecchio. Appena imbocco il condotto auditivo, subito mi imbatto nella signora membrana del timpano, che mi accoglie la timida vibrando. Poi conosco i signori orsicini, il martello, l'incudine e le staffe. La finestra rotonda, sono nella chiocciola, qui sì che mi diverto un mondo. 15 o 16.000 cellule terrorizzate dal mio arrivo cominciano ad agitarsi, causando un terremoto che investe il nervo acustico, il quale si ramifica come un bosco in tanti piccoli alberelli. Oh, oddio, precipito in un liquido, affugo, no, non posso nuotare, sono trasportato via, aiuto! Ah, ecco dove sono arrivato, alla corteccia cerebrale. È qui che la sensibilità dell'uomo mi respinge malamente come suoni sgradevoli. O mi accetta come suoni gradevoli. Vi sono piaciuto, signori? Eh sì, questi i più perfetti creatori di suoni gradevoli, gli strumenti, l'orchestra, il mio paradiso. Ora devo lasciarvi, cari amici. Di me potrà parlarvi molto di più e meglio la scienza, che sa tutto, o almeno crede. Già, perché una cosa ancora non ha scoperto, come non solo io arrivi al vostro orecchio, al vostro cervello, ma come riesca ad arrivare soprattutto al vostro cuore. Ciao!